Buongiorno, sono Gheorghe Cerin, cardiologo, lavoro presso la clinica San Gaudenzio di Novara e nello stesso tempo anche presso l'ospedale Monza di Bucarest, appartenente al gruppo policlinico di Monza. Io sono cardiologo e oggi vorrei parlarvi di cibo e malattie cardiovascolari. La mia presentazione non sarà in realtà cibo e malattie cardiovascolari, ma dovrei per forza di cose entrare nel merito anche di certi aspetti di malattie metaboliche, perché le arterie nostre si ammalano quando il nostro sangue non è più così pulito. Devo dire che noi oggi vediamo il cibo come qualcosa di positivo, qualcosa che ci carica le nostre batterie, che magari si scaricano nella nostra giornata lavorativa. In realtà cibo, ancora prima, tanti anni prima, direi 2500 anni fa, 500 anni prima di Gesù, era visto anche in una dimensione terapeutica che si è persa oggi. Si è persa forse perché l'industria farmaceutica oggi si è sviluppata parecchio e questa dimensione di terapia non viene più pensata in relazione a quello che mangiamo. Ma se torniamo indietro ancora di più di 2500 anni fa e andiamo in Asia, in Cina o in Giappone, vediamo che esistono per tutte le cose questi concetti di yin e yang e direi che noi vediamo oggi il cibo come nella sua dimensione yang, che ci carica le batterie. Però dobbiamo chiederci se il cibo potrebbe avere anche una dimensione yin e proveremo a scoprire assieme quando il nostro cibo diventa yin e questo potrebbe aiutarci se siamo ammalati oppure se vogliamo evitare le malattie, ragionare davanti al cibo. È per questo che ho chiamato la mia presentazione cibo alimentazione un cambio di direzione. Farei la mia presentazione, dobbiamo per forza di cose capirci, dobbiamo per forza di cose entrerei in tanti dettagli particolari ed è essenziale capire molto bene i messaggi che sono dietro al cibo e per questo io direi prima ancora di iniziare la mia presentazione ho messo questa frase della Bibbia perché mi sembra che qua è la chiave. Il principio era il verbo, vuol dire che all'inizio era la parola, il pensiero, il software, cioè la conoscenza del cibo. Per cui entreremo assieme a discutere di tante cose molto importanti, direi qual è il rapporto fra le malattie cardiovascolari, fattori di rischio e cibo. Esiste un rapporto fra il cibo e fattori di rischio malattie cardiovascolari? E certamente che esiste. Parlerò non soltanto del nostro cibo di oggi, il cibo moderno che ha un'età di 20.000 anni e confronterò questo cibo di 20.000 anni con il nostro cibo di 5 milioni di anni. Vediamo cosa succede con il cibo odierno e con la paleodieta. Che differenza c'è fra la nostra paleodieta e la nostra alimentazione di oggi? Entrerò assieme a voi a discutere cose molto tecniche ma importantissime per la nostra vita, come il glucosio, cosa succede con questo glucosio quando entra all'interno delle mie arterie, chi lo gestisce, parleremo di insulina, parleremo della velocità di assorbimento, cioè indice glicemico, una cosa estremamente importante per chi vuole controllare il peso corporeo, ma parleremo anche di grassi, di colesterolo, grassi essenziali, radicali liberi, antiossidanti. La mia presentazione sarà abbastanza complessa, vi chiedo pazienza, e devo dire che l'ho pensata così perché questa è la mia impressione da cardiologo ospedaliero che lavora in cardiochirurgia da 25 anni. Ho l'impressione che noi abbiamo ricevuto una macchina molto performante che si muove da sola, ma noi abbiamo perso le istruzioni per l'uso di questa macchina. E lungo la mia presentazione troverete due messaggi visivi. Uno di questi è, come vedete, questo libricino azzurro che proverò assieme a voi a farvi capire messaggi molto importanti per la macchina umana e ancora un secondo livello di messaggi con questa croce egiziana della vita, messaggi che dobbiamo per forza di cose capirli e memorizzarli e portarli a casa nostra con noi per i nostri figli, per noi stessi oppure per i nostri nipotini. Inizierei con la dimensione del problema. A livello europeo si considera che per 100.000 abitanti, le malattie cardiovascolari uccidono
380 e rotte persone. Questa diciamo, è la dimensione media, una statistica del 2010, ma se andiamo a vedere l'Italia, la mortalità per malattie cardiovascolari, cardio e vascolari dunque, è di 174, e la Romania, da dove vengo io, come vedete, è una statistica che ci fa capire che siamo intorno a 540 persone che perdono la vita per malattie cardiovascolari. Questa è una statistica sempre dell'Eurostat, un po' più recente, che vedete ci dà l'Italia in una posizione buona, direi ottima, a confronto con il mio paese, la Romania, dove la mortalità per malattie strettamente cardiache, come si può vedere, è ancora più alta. La mia presentazione si focalizzerà su due cose in principale quando parliamo di malattie cardiovascolari. E perché ci interessa cosa succede con la cardiopatia ischemica, cioè con l'angina, con l'infarto, oppure addirittura con la morte improvvisa da chiusura di un'arteria, e ci interessa tanto, tantissimo, cosa succede con le mie arterie cerebrali. Dunque parleremo della cardiopatia ischemica, le arteriopatie cerebrali, ma soprattutto delle arterie che vengono danneggiate in queste malattie. Questo in modo particolare perché se un'arteria si chiude 10, 20, 30, 40% di solito noi non abbiamo sintomi, perché abbiamo ricevuto, come vedete da questo libricino azzurro, la nostra macchina è stata costruita molto bene ed è una macchina, forse non lo sapete, sovradimensionata, che può funzionare anche se ha un danno a livello arteriale, ma non soltanto arteriale, epatico, renale. Io posso non sapere di avere questa malattia, ed è buon uso fare ogni tanto un check-up, andare dal medico e fare, ma soprattutto nella seconda parte della nostra vita, un tagliandino per la nostra macchina. Qual è il mio messaggio riguardo alle malattie cardiovascolari? Se un'arteria chiude 10, 20, 40%, 50%, io posso non avere sintomi perché ho una macchina, come dicevo prima, sovradimensionata, e posso eventualmente, se l'arteria è un po' più stretta, un 60%, quando devo correre posso avere un dolore al petto, e questo vuol dire angina pectoris, oppure posso qualche secondo, minuto, perdere la parola, magari perdere la vista, che vuol dire un attacco ischemico transitorio. Ma quando l'arteria chiude totalmente, a quel punto noi abbiamo un infarto miocardico, oppure addirittura un accidente, un ictus, come lo sapete anche voi. E questo, per esempio, abbiamo qua un'arteria coronaria, come vedete nella parte sinistra dello schermo, che ha una stenosi critica, e il paziente è in pronto soccorso con infarto miocardico inferiore di una coronaria destra, oppure questo paziente con un ictus gigante, tremendo, arrivato in coma perché la sua arteria carotide è stretta in modo critico quasi totalmente. Queste persone, queste lesioni si sviluppano in 20, 15 anni. Dov'era il medico? Dov'era il paziente? Come mai non si sono accorti? Non si sono accorti perché le macchine umane, come tanti sistemi biologici, sono stati costruiti con un sistema di riserva funzionale. 3/4% del mio fegato, 3/4% del mio cervello, del mio rene, del mio polmone, del mio cuore sono stati messi lì di riserva. Ma questo non è stato fatto soltanto per l'essere umano. Noi sappiamo che esiste una legge biologica, e se per esempio in un lago oppure in una foresta dove io ho 100 fagiani, o nel lago, mi metto a cacciare, mi metto a pescare 20%, 30%, una certa quantità di questi pesci, noi sappiamo che loro saranno sempre capaci di rigenerarsi. Ma questo non succede più se io riuscirò a pescare 70% dei pesci di questo lago. Anche se poi i pesci che rimangono comincerò a nutrirli in modo fantastico, ideale, il sistema biologico si distruggerà. Con questa legge biologica sono stato costruito pure io, come anche voi, e noi abbiamo una riserva funzionale epatica, renale e arteriale. Questo è molto importante. Posso avere le arterie ammalate e senza avere nessun sintomo. Entriamo dunque nel merito. Quali sono le cause delle malattie cardiovascolari? Non sappiamo, in realtà non sappiamo, però sappiamo che esiste, sono dei fattori di rischio, e che li vedete sullo schermo, e che più abbiamo
più saranno questi fattori di rischio nella mia vita, più rischio avrò io. Io parlerò di tutti questi fattori di rischio, ma mi fermerò in modo particolare sull'obesità, che dobbiamo capirla, quel verbo dall'inizio della mia presentazione, parlerò in modo particolare del diabete e in qualche modo dobbiamo prestare un po' di attenzione sul fumo, perché ci farà capire certe cose che riguardano il metabolismo della macchina umana. Se iniziamo con l'età, vi devo dire che questa è la statistica in Italia delle persone che superano 65 anni, invecchiamo. Però direi che possiamo invecchiare in un certo senso intelligente, se vogliamo, con un po' di saggezza, direi. E dico questo perché se io direi che dobbiamo ricordarci che noi entriamo nella vita sotto la protezione dei nostri genitori, che ci insegnano la differenza del bene, fra il bene e fra il male, ma da adulti arrivati nella maturità, nella vecchiaia, dobbiamo entrare utilizzando la nostra propria esperienza di vita e la nostra propria saggezza. Per cui dico, in senso che va bene invecchiare, ma non va bene invecchiare con la sigaretta in bocca, non va bene invecchiare da obeso, per esempio. Sono cose che sono di buon senso e devo avere la capacità di cambiare. Parliamo di fumo che colpisce circa 23% degli italiani, meno male che 15%, come vedete dalla statistica, sono stati capaci a rinunciare a questo. Ci interessa il fumo perché è una sorgente di radicali liberi. Sentite spesso a parlare di radicali liberi, io oggi dovrò ricordarvi che nel momento del fumo l'ossigeno si combina con la sigaretta nello stesso modo come si combina all'interno del mio corpo con il glucosio, e quello che risulta sono dei radicali liberi. Sono l'ossigeno, quando deve regalare uno dei suoi 8 elettroni al tabacco o al glucosio, produce dei radicali liberi. Queste sono sostanze molto reattive dal punto di vista metabolico e sono in grado di distruggere le mie arterie, ma sono anche in grado di distruggere il mio DNA e provocarmi del cancro. Per cui il fumo ci interessa per questo aspetto tecnico, chimico, che dobbiamo condividere e capire assieme. E come vedete, quando io respiro, brucio l'ossigeno, produco energia, posso ragionare, ma faccio anche non soltanto l'aspetto yang della respirazione, ho anche un aspetto yin, vuol dire che produco radicali liberi e posso arrugginirmi. È importante capire cosa succede con fumo a livello planetario. Generalmente oggi il fumo si sta un po' statisticamente riducendo, forse le donne fanno un po' di fatica a rinunciare alla sigaretta, come vedete da certe statistiche dallo schermo, però generalmente il fumo si sta riducendo come fattori di rischio, roba che non succede purtroppo con l'obesità, che è una malattia che sta esplodendo in tutto il mondo, e direi che metaforicamente parlando questo signore che vedete sullo schermo ha in realtà con sé un frigorifero pieno di burro, purtroppo. Un frigorifero, lui potrebbe tenere questo cibo in eccesso nel suo frigorifero a casa sua, purtroppo tante, sempre di più le persone con obesità hanno questo fattore di rischio per sviluppare malattie cardiovascolari. L'incidenza dell'obesità in Italia, come vedete, è intorno all'11%. Se andiamo a vedere a livello europeo, e qua sono i maschi italiani, vedete che loro hanno una tendenza sul sovrappeso perché hanno un body mass index oltre 28, loro austriachi, i greci, i norvegesi, hanno un indice di massa corporea aumentato rispetto alle donne italiane che sono messe meglio. Come vedete, la donna italiana ha intorno al 25-26%, dunque il maschio italiano è più a rischio soltanto per il fatto che tende ad avere massa grassa in eccesso. Poi tutte le statistiche, come dicevo prima, dimostrano che l'incidenza dell'obesità sta aumentando non soltanto nell'adulto, ma purtroppo succede, come sapete, anche, sta colpendo sempre di più i bambini, e direi che arrivati a questi dati statistici conviene ad entrare nel merito dell'obesità, come avevamo detto prima, e io inizierei con il fatto che a casa nostra, con un investimento di 1 euro, possiamo comprarci questo apparecchio
e possiamo misurarci il giro vita a livello ombelicale. Cosa ci dirà questa roba a proposito di malattie cardiovascolari? Ma mi dirà questo, che se io sono una donna e ho 80 cm di massa grassa, oppure sono maschio a livello ombelicale, no? Oppure sono maschio con un 94 cm di giro vita a livello ombelicale, so già senza nessun dato statistico che mi sto candidando per fare malattie cardiovascolari con un rischio alto. Ma se per caso ho oltre 88 cm donna e oltre 102 cm giro vita da maschio, in quel momento, e sono passato dalla mezza età, sono passato di 45-50 anni, in quel momento io so già che formalmente o statisticamente parlando quella persona lì si sta candidando per avere quello che viene chiamato oggi la sindrome metabolica. La sindrome metabolica è, se volete, è un pacco dove io mi si regalano non proprio tutto dal primo giorno, ma la sindrome metabolica include l'ipertensione, e include la glicemia un po' più alta, e con un po' di pazienza include il diabete, include il fatto di avere trigliceridi alti, colesterolo alto, HDL basse, per cui con questo investimento direi quasi accessibile a casa nostra, se siamo passati dall'età 50 possiamo sapere di avere o di non avere la malattia metabolica, ma se vogliamo approfondire di più e possiamo investire qualche cosa come 10 volte di più, guardate che possiamo arrivare ad avere ancora più informazione e capire di più cosa succederà con noi. E qua ho messo, come vedete, la croce egiziana, scusate, perché in realtà quando arriva a questo punto della presentazione la gente si arrabbia, ma in realtà è così. La macchina umana è stata costruita con un concetto che non appartiene a me, si chiama il concetto peso-forma, che dice questo, che se io sono alto 1,50 m, il buon Dio in 50 kg mi ha dato la quantità di fegato che serve, di cervello che serve, di muscoli che serve, di ossa che serve, e io in 50 kg di peso per 150 sono in stato di salute e di equilibrio. Altrettanto per 1,70 m o 1,80 m. Questo questa è una verità che non appartiene ad una persona, ma appartiene al modo in quale è stata costruita la macchina umana, e i studi statistici dimostrano che le persone con obesità grave, che hanno per esempio più di 20 kg, hanno una speranza di vita di solito in meno di 8 oppure di 10 anni, e sappiamo anche che questo è un concetto generale nel mondo biologico, perché tutti gli animali di laboratorio nutriti di meno vivono di più, e non al contrario, non animali che mangiano di più vivono di più, e noi siamo, se volete, sempre un animale. E questo per ribadire ancora di più, il professor Yoshinori, che ha preso il premio Nobel della medicina nel 2016, ha dimostrato che il digiuno è rigenerativo. Attraverso gli isosomi, le cellule, quando noi mangiamo di meno, sono capaci di rigenerarsi. Dunque, questa chiave che vedete qua a destra forse conviene a portarcela via con noi. Passiamo al fattore di rischio che si chiama eredità. Purtroppo, se i miei genitori avevano malattie cardiovascolari, non posso evitare questo. Posso eventualmente stare più attento, non fumare, mangiare sano, fare attività fisica, ma non c'è niente da cambiare. La sedentarietà come fattore di rischio è un problema serio, perché tutte le statistiche dimostrano che nel tempo libero 55% degli italiani non fanno nulla come attività fisica, e quasi 50% dei romeni altrettanto non fanno nulla nel loro tempo libero. E se parliamo di dislipidemia, che è un altro fattore di rischio di malattie cardiovascolari, sappiamo dai dati statistici che quasi 20% degli italiani hanno colesterolo più alto del normale. E questo è un'abitudine nel nostro modo di mangiare, e arriviamo a parlare di ipertensione, malattia molto frequente, perché fa parte, se volete, della sindrome metabolica, che è altrettanto frequente. E abbiamo un'incidenza dell'ipertensione, come vedete, qualche cosa in media, 30 e qualche cosa per cento in Italia, e in Romania, dove vengo io, un 40 e qualche cosa per cento. Una malattia che
richiede attenzione da parte del paziente che deve controllarsi con grande attenzione e entriamo nel merito dell'ultimo fattore di rischio, il diabete, malattia molto subdola, malattia sottostimata non soltanto dal paziente, ma sottostimata pure da noi, dalla classe medica, perché, e lo dico tentando di tirarvi l'attenzione, il diabete è una malattia sottostimata e vi do questa statistica dalla Mayo Clinic, che è forse la clinica più famosa nel mondo, dove loro riconoscono che la diagnosi di diabete la fanno con un tempo di ritardo medio di 7 anni e questo ritardo si traduce, se volete, in 25% di questi pazienti hanno, al momento della diagnosi hanno già le complicanze specifiche del diabete. Per cui attenzione sul diabete, attenzione, ricordatevi che avere 102 maschi oltre 50 anni di età, 102 giro vita, donne oltre 88, ricordatevi che vi state candidando a fare il diabete. E questo succede perché? Perché ci dice questo libricino che vedete qua, che la massa grassa che noi abbiamo a livello ombelicale oppure non soltanto, si costruisce da parte mia, da fuori con cibo, da parte mia si costruisce mettendo in moto l'insulina. Questo ormone chiamato insulina però al momento della nascita viene regalato a numero fisso. Io nasco e ricevo un assegno dove sta scritto Giorgio Cerin avrà alla sua disposizione per tutta la vita 5 miliardi di molecole di insulina. Se io mi metto a costruire la massa grassa è soltanto un problema di tempo quando diventerò diabetico, non se diventerò diabetico. E per questo motivo ho messo la croce egiziana in questo disegno di questo bambino che può essere il mio nipotino, che può essere il vostro figlio. Man mano che io costruisco la massa grassa, purtroppo epuiserò, distruggerò, consumerò la mia insulina ed è soltanto il problema tempo, quando farò il diabete, non se lo farò. Ricordatevi per favore questo e portate a casa vostra questo messaggio. Allora, dunque siamo arrivati quasi alla fine, perché se io mi chiedo come devo prevenire le malattie cardiovascolari, dico vabbè, sull'età non è che posso prevenirla. Se io ho 70 anni posso eventualmente dire bingo, sono arrivato a 70, sono qua, ve la racconto, non è un fattore di rischio che devo prevenire, ben venga l'età. Se ho però i genitori con diabete o con Alzheimer o con ictus, posso eventualmente tenere conto della mia eredità, stare più attivo, non fumare. Se io stesso sono diabetico posso controllare bene la mia glicemia, fare attività fisica, non fumare, ma scusate, sul resto dei fattori di rischio, dal fumo, l'obesità, ipertensione, dislipidemia, sono tutti fattori di rischio cosiddetti controllabili. E allora io vi dico, come dice tutta la mass media, smettete di fumare. E il 23% degli italiani fumano. Smettete di mangiare tanto e 11% sono obesi. Smettete di mangiare grasso, 20% degli italiani hanno il colesterolo alto. Smettete di essere sedentari, 50% degli italiani continuano ad essere sedentari. Dunque la domanda che ci dobbiamo fare a questo punto è: che cosa non funziona nella prevenzione umana? Come possiamo essere così scemi di non metterci e di non poter applicare questi messaggi? Io non lo so cosa pensate voi, però io analizzando, tentando di capire il fenomeno, sono arrivato alla conclusione che noi abbiamo nella vita di ogni giorno, ognuno di noi abbiamo ben presente il concetto di tagliando, non è che ci manca. Io come voi, oppure voi come me, pagate ogni anno 80-100 euro per fare la revisione della vostra caldaia, anche se funziona per non guastarsi, ma paghiamo non soltanto la revisione della caldaia, della moto, dello scooter, della macchina, di tutti questi macchinari che vedete sullo schermo, se funzionano, anche se funzionano, noi paghiamo, facciamo la revisione, ma non lo so perché non abbiamo mai pensato di fare oppure pensiamo raramente, troppo raramente di andare a fare la revisione della macchina umana. E non lo so, veramente non mi è molto chiaro, ma nella mia impressione è che
noi non facciamo il tagliando della macchina umana perché riceviamo in regalo una macchina molto performante che ha una garanzia media di funzionamento da 40-45 anni e questa macchina purtroppo ha la garanzia di funzionamento soltanto nei primi 45 anni, non anche dopo. Questo è un messaggio estremamente importante e secondo me questo succede perché se rappresento, come vedete in questa grafica, la vita di una persona mia, di chi volete, di voi, è come un volo. Io entro in questa realtà, comincio a volare, vado sempre più in alto e poi arrivato a 40-45 anni comincia la discesa e di solito oggi statisticamente andiamo a salutare Santo Pietro e San Pietro intorno a 80 anni, circa 80 e qualche cosa. Questo succede, credo, perché il cucciolo umano non diventa maturo, maturità mentale, non diventa maturo prima dei 20 anni, dei suoi 20 anni. Dunque io stesso sono diventato quasi maturo all'età di 20 anni, maturo in senso di essere capace di stare in coppia, di formare la coppia e di stare in coppia. Se io ho chiunque riesce ad avere il figlio all'età di 20 anni, lui deve garantire ancora 20 anni a questo figlio, a questo cucciolo umano, la sua maturità. E così io arrivo intorno a 40, o voi arrivate a 40-45 anni, quando il mio ruolo per il gruppo sociale, per la specie umana, non c'è più. E io sono libero ad andare a salutare il San Pietro a 70, a 50, a 80 anni o oltre 80 anni in base allo stile di vita e alla genetica che ho. Questo è un concetto estremamente importante. Io credo che noi dobbiamo considerare che nella prima parte della nostra vita la macchina umana ha una sua garanzia propria, ma che nella seconda parte della vita questa garanzia ci viene ritirata. E se io non ho concettualmente capito che oltre 45 anni, da 50 in poi, sono un'altra persona, purtroppo pago. E qua, come vedete, di nuovo ho messo quella croce egiziana e il messaggio dall'inizio che noi, prima di tutto, era il verbo, era il capire. E adesso, per capire un po' meglio il fenomeno, vorrei fare questa metafora. Se noi immaginiamo l'esistenza di questo pianeta in un'ora, sono successe tante cose, però noi siamo entrati in questa realtà di questo pianeta da circa un minuto, meno di un minuto. Questo meno di un minuto dal punto di vista cronologico significa qualche cosa da 3 a 5 milioni di anni. E noi siamo oggi circa il prototipo, circa numero 100.000 della macchina umana che è stata sempre cambiata, riassestata, migliorata. E se noi poi, a proposito del nostro argomento di oggi, cibo, se noi torniamo indietro e ci chiediamo cosa mangiava quell'essere umano, prima di tutto era un essere nomade, non aveva dimora fissa, girondolava nel mondo per cercare cibo, era la sua principale attività, e mangiava, come vedete e come sappiamo, frutta, verdura, radici, semi, poca carne. Non abbiamo dentizione da carnivore, perché gli animali, ogni volta che venivano convocati alla griglia, hanno dato sempre una risposta negativa, per cui non abbiamo dentizione da carnivore, non abbiamo mangiato tanta carne nella nostra vita. Questa è la paleodieta. E questa paleodieta noi l'abbiamo cambiata circa 15, forse 20 mila anni fa, quando da nomade l'essere umano diventa sedentario, comincia a fare agricoltura, comincia a scoprire i cereali, alimenti fantastici che ci hanno consentito di invadere il mondo. Ricordatevi che con un pugno di riso oppure con un pugno di grano io ho quasi 600 calorie, se non di più, e che non ho bisogno di frigorifero per portarmi via con me. Per cui cibo, i cereali, cibo fantastico, molto carico di energia, e oltre a fare agricoltura abbiamo anche cominciato a fare allevare animali, abbiamo scoperto la carne, ma una cosa molto speciale che il latte e i latticini abbiamo cominciato a consumarli soltanto da 15-20 mila anni fa. E abbiamo fatto qualcos'altro, il terzo elemento che dobbiamo considerare. Abbiamo cominciato a cucinare. Noi siamo stati un animale che ha sempre mangiato cibo crudo,
da 20.000 anni fa noi abbiamo cominciato a cucinare il cibo e quando parliamo della nostra dieta di oggi dobbiamo ricordarci questi tre aspetti particolari che hanno cambiato. E la domanda che dobbiamo fare o discutere assieme è: se noi abbiamo cambiato il carburante, abbiamo messo il latte, abbiamo messo il formaggio, abbiamo messo i cereali, abbiamo cominciato a cucinare, ma il mio metabolismo, anche il vostro metabolismo, in 20.000 anni è stato capace di cambiarsi? E non soltanto il mio metabolismo, ma la mia flora intestinale che mangiava il cibo da animale vagabondo, libero, io quanto ho cambiato la mia flora intestinale? Ha importanza il fatto di aver cambiato la flora intestinale, perché certamente abbiamo dovuto cambiarla per poter mangiare pane, per poter mangiare riso, per poter mangiare formaggio. Per questo, come vi accennavo prima, dobbiamo entrare un po' nel merito dei particolari e vi devo dire, ho fatto questa grafica per farvi capire certe cose che hanno, sembrano complicate, ma sono abbastanza semplici in realtà. Se rappresentiamo la glicemia dell'uomo erbivore nei suoi che si nutriva con la paleodieta, come potete vedere dalla grafica, la glicemia di questo essere non poteva essere molto alta perché non aveva cibi ricchi di idrocarbonati, di zuccheri. Lui aveva una glicemia intorno al 100. Quando io ho la glicemia intorno al 100 sono forte, posso concentrarmi e anche voi potete concentrarvi. La macchina umana è stata disegnata in una maniera molto speciale, perché se per caso la mia glicemia da 100, come vedete qua, il mouse che mi fa soffrire, da 100 scende a 80 per esempio, la mia macchina mi segnala attraverso un segnale chiamato fame che devo mangiare. Se io ho la curiosità di controllarmi la glicemia in quel momento sarà bassa, un po', 70, 80, ma se non mangio e continuo a patire la fame, la glicemia scende ancora di più e diventa 60, io comincio a tremarmi, non posso concentrarmi. Se scende ancora a 50, progressivamente la vista si offusca e vado in coma. Dunque la macchina umana ha dei segnali molto forti se la glicemia scende, ma non ha nessun segnale se la mia glicemia oltre 100 diventa 120, 130, 170, 180. O 200 o 300, e questo è un problema molto importante. Però una cosa molto importante vi devo dire: se la glicemia arriva a 180, siccome ha uno stress ossidativo molto alto e velenosa, il rene subentra e subito comincia a buttare fuori la glicemia per difendere il mio cervello, le mie arterie, il mio rene stesso. E dunque confrontiamo questo nostro modo di gestire il glucosio, di gestire la nostra alimentazione, con quello che succede attualmente con il cibo cucinato. Prima ancora di entrare nel dettaglio specifico, vi devo dire che man mano che la glicemia aumenta, come vi dicevo prima, lo stress ossidativo, la parte in del glucosio, diventa tossica e diventa velenosa, e quando il glucosio, come dicevo, arriva a 180, il nostro cibo non è più yang, la nostra glucosa diventa yin, e senza avvertirci la macchina ha questa possibilità di difendersi e di eliminare attraverso il rene l'eccesso di cibo, l'eccesso di glucosio che è dannoso. Questa è una rappresentazione esagerata, fatta a posto per capire cosa succede quando io mangio la colazione, quando mangio il pranzo e quando faccio la mia cena. E quello che vedete rappresentato è il livello esagerato per capire di glucosio nel mio sangue. Come vedete, siccome i nostri cibi sono abbastanza raffinati, la glicemia aumenta velocemente e in modo automatico, senza chiedere il mio permesso, il mio pancreas rilascia tanta insulina, l'insulina che prende il glucosio e, come sapete, lo mette in deposito e crea la massa grassa. Per cui l'insulina è l'ormone dell'obesità. Più insulina c'è nel mio circolo, più obeso sarò io. Ma non è soltanto questo. Siccome prende il glucosio dal sangue e me lo mette nel tessuto grasso, la glicemia scende, e quando scende al di sotto di 100, voi sapete come me che avrò la fame.
e io andrò ad aprire il frigorifero. Anche se lo so benissimo di aver mangiato prima, avrò lo stesso la fame e non posso controllarla. Per cui noi non possiamo non ricordarci che questa macchina umana è stata disegnata, oppure ha funzionato con questo stile, con questo algoritmo, con questo metodo di glicemia bassa. E dunque dobbiamo puntualizzare e considerare l'insulina come l'ormone della fame e come l'ormone dell'obesità. Se io voglio controllare il mio peso corporeo, devo clinicamente andare a controllare il livello di glicemia nel mio sangue. E a questo punto noi dobbiamo fare un passo successivo, dividere alimenti in due classi. Attraverso questo fattore chiamato indice glicemico, scoperto credo intorno al 1994 dai medici californiani, che hanno diviso gli alimenti in alimenti che si assorbono lentamente. Guardate caso che gli alimenti che assorbono lentamente sono gli alimenti che vedete qua, che sono il nostro cibo, se volete, crudo, che noi non abbiamo mangiato, trasformato nel tempo, e alimenti con zuccheri che si assorbono rapidamente, che sono idrocarbonati rapidi, e qua vedete il grano con la farina, il pane, vediamo il riso, vediamo le patate, e ribadisco di nuovo che questo è un idrocarbonati liberi, rapidi, sono idrocarbonati dal cibo cucinato, e quelli altri sono i cibi non cucinati, il cibo crudo. Dunque, forse conviene a ragionare anche quando parliamo di cibo, anche ricordarci che noi non siamo la stessa macchina nei primi 45 anni e dopo 45 anni. Dunque io non posso andare dallo stesso benzinaio dopo 45 anni e mangiare lo stesso cibo con tanta leggerezza come mangiavo a 30 anni o 60 anni, e devo anche ragionare che la macchina, la carburazione del mio corpo non è più quella. E devo dire che io non è che ce l'ho con il cibo, con il glucosio, e facciamo qua fascismo alimentare contro il glucosio. No, io credo che noi ci siamo riuniti qua, vogliamo soltanto capire come funziona il glucosio all'interno del mio cervello, del mio corpo, e ricordarci che il glucosio è il cibo fantastico, perché una volta entrato nella cellula viene bruciato e si produce biossido di carbonio, che viene eliminato per via respiratoria, non inquina, e acqua eliminata per via renale. Per cui è un cibo perfetto, è l'unico cibo che il mio cervello può consumare, ed è per questo che ho scelto questa diapositiva per parlare della dipendenza del cibo. Questo bambino che vedete che ha afferrato la Nutella ha scoperto il cibo rapidamente assorbibile. Questo è un messaggio estremamente importante. La velocità di assorbimento dello zucchero è 100, questo è l'indice glicemico dello 100, più dello zucchero 100. Più io assorberò velocemente il glucosio, più il mio cervello, che si nutre soltanto con glucosio, sarà contento. Ricordatevi però che l'indice glicemico dei cibi preparati sono, come vedete da questa grafica, la pizza, i spaghetti, hanno un indice glicemico alto, 70, 80, 90, 95, a differenza dei cibi vegetali non cucinati, che hanno un indice glicemico basso, 25, 20, 30, 40, è una grande differenza. E siccome il mio cervello si nutre soltanto con il glucosio, se il bambino scopre da bambino, da piccolo, lo zucchero rapidamente assorbibile, lui lo cercherà sempre. Questo bambino quando è piccolo mangia la Nutella, ma quando cresce un po' non andrà a mangiare l'insalata, andrà a cercare il cibo preparato tecnicamente con un rapido riassorbimento del glucosio. Magari quando sarà adolescente dimagrirà un po', perché la crescita consumerà le calorie, ma quando sarà adulto non andrà allo stadio a fare lo sport, magari andrà a mangiarsi soltanto il gelato. E abbiamo detto prima che il cuocere il cibo ha cambiato le sue proprietà. Vi do due o tre esempi per capire di che cosa stiamo parlando. Se io faccio un'insalata di carote crude, siccome si tratta di un alimento vivo,
per smontare il glucosio che si trova all'interno delle cellule vegetali della carota ci vuole tempo, dunque l'assorbimento del glucosio è lento. Abbiamo un indice glicemico 25-30, ma se io faccio la carota bollita, l'indice glicemico, siccome ho ucciso la pianta, ho accesso allo zucchero molto più rapido, l'indice glicemico diventa 75 ed è lo stesso cibo, l'ho soltanto bollito, ma non soltanto sulla... questo succede per esempio anche con la verza, se faccio l'insalata di verza l'indice glicemico 25-30, ma se faccio la cassiola che è tanto buona, è buona perché ha un indice glicemico, anche perché ha un indice glicemico 80, si assorbe velocemente. E se per esempio prendiamo in considerazione le patate bollite con la buccia e raffreddate, importante raffreddarle, indice glicemico 40, quanto è l'indice glicemico di una mela? Ma se faccio i chips, indice glicemico oltre 90, magari 95, e ricordiamoci che l'indice glicemico dello zucchero semolato sintetico è di 100. Il mio carburatore non capisce la differenza fra lo zucchero e il chips, per cui è molto importante prima capire e poi tentare di cambiare il nostro algoritmo, le nostre abitudini alimentari. Io ho messo qua, come vedete, due colonne tentando di paragonare cosa succede se io mangio abbinando al mio cibo vegetale crudo oppure cibo vegetale, se volete, i cereali per esempio, cucinati e preparati meccanicamente nel forno. La quantità di glucosio è uguale sia nella frutta come nel pane, ma con un indice glicemico nel pane molto più alto. Le vitamine sono di più se mangio un po' di insalata, i sali minerali sono di più e anche antiossidanti. E arriviamo, come vedete, a parlare di antiossidanti e dobbiamo ricordarci di questo libricino che abbiamo messo all'inizio e chiederci: ma cosa sono questi antiossidanti che ci parlano tutti di loro? Dobbiamo per forza capire cosa rappresentano. Io direi che possiamo considerare il sistema antiossidante come il personale addetto alla manutenzione della macchina umana. Ricordiamoci che gli antiossidanti non sono presenti soltanto negli esseri animali, l'uomo compreso, ma il creatore, quando ha fatto gli antiossidanti, li ha fatti anche per gli esseri vegetali. Questo è un messaggio estremamente importante che lo ritroveremo più tardi. Dunque possiamo considerare gli antiossidanti come il falegname che chiamo a casa mia per sistemare le mie finestre, oppure il meccanico, oppure l'idraulico, oppure sono il personale, sono i nostri, se volete, programmi di autoriparazione. E direi che forse è il caso qua di ricordarci quello che diceva Ippocrate: lasciate il cibo di essere il tuo farmaco, la tua medicina, e lascia che la tua medicina sia il cibo. Credo che qua si chiude il cerchio, e questo lo dicevo, come avevamo detto dall'inizio, 500 anni fa, prima di Gesù. E allora passiamo a parlare anche di questo argomento che riguarda la relazione fra antiossidanti e radicali liberi. Avete visto che ho messo sullo schermo questa fanciulla che si sta sgretolando perché sta consumando, come io e come voi, come tutti noi, l'ossigeno. Qua è un messaggio che dobbiamo capire ed è, se volete, lo stesso messaggio che abbiamo affrontato quando abbiamo parlato di fumo. L'ossigeno, quando si combina con le strutture chimiche, nel nostro caso con il mio glucosio, produce dei radicali liberi. Abbiamo già detto prima questo per difendere la macchina umana. Queste reazioni di ossidoriduzione hanno luogo all'interno della cellula in un corpuscolo dedicato che si chiama mitocondrio, dove vengono da una parte si produce l'energia cellulare, con quale io riesco a parlarvi adesso, con quale voi andate al lavoro, ci concentriamo, ma nello stesso tempo nel processo di ossidazione del glucosio si producono anche dei radicali liberi. Come vedete, non possiamo avere nulla senza pagare qualche cosa. Paghiamo la tossicità del glucosio, vi sembra strano, ma è così. E devo dire che non soltanto la vita, il metabolismo, come abbiamo rappresentato qua, è una sorgente di
radicali liberi. Dobbiamo conoscere quali sono le sorgenti dei radicali liberi. Vivere produce dei radicali liberi, ma non soltanto. Stare al sole, ai raggi ultravioletti, producono dei radicali liberi. Fare delle radiografie, dobbiamo tenere presente che produce dei radicali liberi all'interno del corpo, si aggiungono a quelli che io produco. Fumare, come lo sappiamo, aggiungo dei radicali liberi su una macchina che produce radicali liberi. Il fumo industriale, non importa il fumo da sigaretta o il fumo industriale, aggiunge dei radicali liberi. E anche l'infiammazione, non soltanto l'infezione, ma l'infiammazione è: se io mangio il cibo che ne so come, sono più infiammato, e se sono più infiammato produco più radicali liberi. E se è così il nostro argomento di oggi, malattie cardiovascolari, dobbiamo chiederci: ma come è stato pensato questo sistema, queste mie arterie, come sono state pensate senza una protezione da questa avalanga dei radicali liberi? Dov'è la chiave? Come vengono protette le mie arterie da questi radicali liberi che io incontro a qualsiasi punto della mia vita? Come vedete dallo schermo, i radicali liberi sono stati pensati nel cibo vegetale. Questo è un cibo vegetale prevalentemente crudo, è il cibo che noi abbiamo mangiato, come sapete, per milioni di anni. E questo succede perché tutte queste strutture, i polifenoli soprattutto, che si trovano nel cibo vegetale, hanno in possesso tanti elettrodi e sono capaci di regalare all'ossigeno, che ha perso un elettrono quando si è combinato con il mio glucosio per darmi l'energia a parlarvi adesso, e in questa maniera il radicale libero viene stabilizzato e io forse farò meno malattie cardiovascolari e sarò meno arrugginito, meno inquinato. Questo, come vedete, è un messaggio estremamente importante, e ricordatevi quello che avevamo detto prima: non soltanto gli esseri animali hanno sistema antiossidante, ma anche le piante. Per cui attraverso questo scambio di cibo noi possiamo ricevere gli antiossidanti, e se nella prima parte della mia vita questo sistema antiossidante mio è garantito dal costruttore, nella seconda parte della mia vita io devo ricordarmi e devo sapere mentalmente, concettualmente, quello che stiamo provando di fare adesso, ricordarmi che i radicali liberi non sono più garantiti, ma posso prenderli in prestito dal cibo. Per cui il cibo può essere una forma di protezione per le mie arterie e dunque per le mie malattie cardiovascolari. L'ultima cosa di oggi sono i cibi grassi. E vi devo dire che io provo ogni giorno con i miei pazienti di convincerli di mangiare alla colazione. Questa è la mia considerazione che vorrei fare pratica. Io chiedo ai miei pazienti di mangiare noci, mandorle, nocciole, noccioline, mangiare una quantità importante, e quasi sempre 90 e oltre per cento delle persone mi dicono tipo: ma dottore, sei un po', no? Come? Ma non possiamo mangiare le noci perché le noci ingrassano. Ed è vero, se vogliamo fare una considerazione strettamente fisica sulla macchina umana, perché se io brucio un grammo di zucchero, è vero, in un'incinta diabatica con calcoli precisi, è vero che bruciare un grammo di zucchero produce 4 calorie, e se brucio un grammo di olio, di burro, di quello che volete, produrrò 9 calorie. Ma attenzione, che noi parliamo di un cibo già acquisito, il cibo che è già stato depositato all'interno del mio corpo. Dunque, quando parliamo di cibo e di ingrassamento, dobbiamo ricordarci che in realtà noi parliamo di quanto insulina devo rilasciare, non di quante calorie ha il grammo di tessuto grasso mio e il grammo di zucchero disponibile nelle mie arterie. È una differenza molto importante. E poi, se noi vogliamo parlare di ingrassamento, noi sappiamo che l'indice glicemico del cibo, e le noci hanno indice glicemico basso. Dunque, se io mangio le noci al mattino, non metterò in moto dell'insulina e non avrò fame, perché l'insulina è l'ormone della fame. Ricordatevi questo messaggio estremamente. Avevamo già dimostrato prima e capito, spero, che l'insulina è l'ormone della fame e dell'obesità. Le noci non portano insulina nel circolo, dunque non portano la fame e non portano all'obesità. E con questo forse siamo riusciti a capirci meglio perché le noci al mattino, le mandorle,
semi di girasole, semi di lino, semi di sesamo, di canapa e di zucca. E generalmente parlando di cibi grassi, però dobbiamo affrontare qual è il rapporto fra i grassi vegetali e i grassi di origine animale, che quasi tutti contengono colesterolo. E quando arriviamo al colesterolo, tutti ci mettiamo le mani nei capelli, perché colesterolo oggi viene visto come il nemico, quasi sempre come il nemico numero uno. Ma noi dobbiamo chiederci: ma come mai il costruttore è stato così impreparato per mettere colesterolo nel mio sangue? Non è per caso che noi vediamo soltanto la parte in del colesterolo, sapendo che lui ha una parte in, come tutte le cose, e anche una parte yang? Come facciamo? Ho messo il libricino qua perché mi sembra che è il caso di ragionare un po' su questo colesterolo. E io vi ricorderei che l'essere umano, che contiene qualche cosa come 300 trilioni di cellule, ha delle cellule che nascono, crescono, muoiono, nascono, e queste mie cellule hanno una membrana cellulare, e la membrana cellulare è formata quasi per la metà di colesterolo. Dunque, se io non ho colesterolo, non posso, l'involucro delle mie cellule, i muri delle mie cellule sono di scarsa qualità. E per esempio, se parliamo soltanto di sangue, ricordatevi che ogni giorno l'essere umano distrugge 50 ml di sangue e deve ricostruire altri 50 ml di sangue. Se io non ho colesterolo nel mio cibo, non riuscirò a ricostruire la membrana cellulare dei miei globuli rossi, e questi si distruggeranno prima. Ma non soltanto i miei globuli rossi, ricordatevi che noi abbiamo dei soldati che ci difendono. Se io non ho colesterolo, la curiassata, la membrana dei miei leucociti sarà debole, e il mio leucocito non riuscirà a lottare con i virus, con i batteri, e io mi ammalerò, farò pure del cancro se non ho abbastanza colesterolo per costruire dei leucociti, dei soldati molto bene equipaggiati. Non si può senza colesterolo. Dunque, il colesterolo non serve soltanto per i globuli rossi e i globuli bianchi. Ricordatevi che noi abbiamo un polmone che ha una superficie di scambio di 150-170 metri quadri, e che questa membrana di separazione, che ha uno spessore di un microno, difende il mio sangue dal mondo esterno, dai batteri, dai virus, dalle tossine. E questa membrana è formata per la metà di colesterolo, dunque è molto importante. Ma se pensiamo ancora di più e andiamo a ragionare sul tubo digerente, che è a quasi 300 metri quadri perché ci sono delle villosità intestinali, e questa membrana di separazione fra il mondo del tubo digerente, dove sono tossine, virus, batteri, funghi che vogliono invadere me, questa membrana di 300 metri quadri è formata per la metà di colesterolo, ed è molto importante, è talmente importante e deve difendere me, per cui ogni 4 giorni viene cambiata completamente per poter difendere la mia macchina di 300 trilioni di cellule di non essere invasa da cani e porci che si trovano nel tubo digerente e vogliono aggredire me. E la massa muscolare, la membrana, è proprio il tessuto muscolare, ha bisogno per funzionare di questa molecola di colesterolo. Per cui, siccome è talmente importante, visto che serve dappertutto, il costruttore ha programmato la macchina umana in tale maniera da produrre, da sintetizzare colesterolo da qualsiasi cosa, pure dall'insalata. Dunque, il nostro fegato è capace di gestire, di generare, di produrre ogni giorno la quantità di colesterolo necessario per il mio corpo. E considerate che se io ho 100 mg di colesterolo, quasi 3/4 di questo viene prodotto dal mio fegato stesso, e che soltanto 30% viene, in media si considera che viene fuori dalla dieta. Per cui l'aumento di colesterolo non è sempre dovuto ad una dieta sbagliata. E quando parliamo di colesterolo, l'ultimo argomento che dobbiamo affrontare è la massa cerebrale, che anche questa è quasi, il mio cervello è formato quasi in totalità, se un 3/4 di questo è massa grassa, dunque metà di questa massa grassa può essere il mio colesterolo, che è garantito dal produttore, non devo preoccuparmi. Però
c'è un'altra parte del mio cervello, molto importante, che non può essere garantita dal mio fegato, che non è mai sintetizzata dal mio fegato, che ancestralmente e anche in futuro la macchina cerebrale nostra è, funziona bene se io tengo presente che ho bisogno di un altro tipo di grassi, che sono i grassi essenziali, chiamati essenziali perché non li produciamo noi, e questi grassi sono i famosi omega 3 che il buon Dio, oppure che la natura, li ha messi, come vedete qua in questo disegno, nelle olive, nelle noci, nelle mandorle, nelle nocciole e anche nel pesce, ma pesce non da allevamento, il pesce che riesce selvaggio, che riesce a pescare da solo gli omega 3. Dunque, molto importante il grasso essenziale, perché alla fine è il colesterolo, perché alla fine loro formano la mia membrana della mia retina con quale io vedo, la mia membrana del mio orecchio e la mia membrana del mio cervello stesso, per cui se noi vogliamo avere la memoria a posto dobbiamo ricordarci che il colesterolo è importante, ma ancora più importante è la presenza di grassi essenziali, e questo non è importante soltanto per il cervello ma anche per il mio intestino, che è una porta di entrata enorme da dove io posso assorbire cose dannose per il mio corpo, e questa membrana dobbiamo vederla nella sua dimensione molto complessa, e così dobbiamo ricordarci che il cibo può diventare, da una cosa positiva può trasformarsi in una cosa che ci può danneggiare. E se andiamo a vedere oggi, nei ultimi 4, 5, 6 anni, sempre di più la letteratura medica presta attenzione a questo rapporto fra la flora intestino, flora intestinale e per esempio la sindrome metabolica. Dunque esiste una flora intestinale dei talebani batteriani, se volete, che sono collocati nel mio tubo digerente, che possono generare la sindrome metabolica. È molto importante questa visione. Vedete, questo è un articolo del 2014. Esistono per esempio studi anche nell'animale che dimostrano una certa relazione fra la flora intestinale e per esempio malattie cardiovascolari come infarto, ma ci sono, come vedete qua, dei studi che affrontano l'argomento flora intestinale, malattie, stato di equilibrio dell'essere umano nello stato di malattie e nello stato di salute, e abbiamo dei indici che parlano della permeabilità intestinale, una cosa che magari 20 anni fa nessuno pensava. E se andiamo ancora di più a vedere cosa dicono questi medici e questo gruppo di ricercatori da Mayo Clinic, nel 2017 novembre loro hanno comunicato il fatto che hanno attraverso batteri umani clonati dal livello del tubo digerente, loro oggi affrontano terapie molto interessanti e incredibili. Come vedete sullo schermo, loro hanno dimostrato che esiste un nesso fra i batteri che io ho nel colon e cancro polmonare, melanoma, cancro renale, oppure malattie molto infiammatorie, la psoriasi, artrite reumatoide, dermatite atopica, allergie, diabete tipo 1, curano la sclerosi multipla, curano Alzheimer, Parkinson, ma anche la depressione, anche l'autismo e malnutrizione. E dunque stiamo entrando in un mondo molto nuovo dove il cibo, che è l'anticamera della mia flora intestinale, si dimostra che può portare non soltanto malattie cardiovascolari, infarto, ictus, ma può portare anche, come vedete qua, tante altre malattie. Merita a questo punto di stare più attenti a quello che mangiamo, merita a informarci. Senz'altro io non so tutto sul cibo, ho prestato un po' di attenzione a quello che è questa dimensione nuova sull'alimentazione. E quando faccio questa presentazione, perché la faccio un po' nelle chiese, un po' dappertutto la faccio, in Romania, anche in Italia, mi si chiede alla fine: allora dottore, cosa facciamo a questo punto? Non mangiamo più il pane? Non direi che dobbiamo fare fascismo alimentare e non mangiare il pane o la pasta. Io credo che
dobbiamo ricordarci che il pane è un cibo con indice glicemico alto, che fornisce energia per i miei muscoli, fornisce zucchero per il mio cervello, ma devo ricordarmi che se io sono una persona che ho un giro vita oltre 102, sono maschio, una donna oltre 88, mi devo ricordare che questo si comporta all'interno del mio corpo come zucchero. Per cui forse devo stare più attenzione o fare più attività fisica o ridurre la quantità. E quando dobbiamo parlare di cibo, formaggio, carne, pesce, che tipo di cibo dobbiamo consumare? Probabilmente, come sapete anche voi, il cibo ideale deve essere il pesce, perché lui fornisce aminoacidi essenziali molto importanti per cambiare le mie cellule, la mia mucosa intestinale, se volete, per aminoacidi per il mio cervello, e anche perché contiene dei grassi particolari che sono gli omega 3, che altri cibi non hanno. E quando dobbiamo parlare di burro, di grassi, di olio, oppure che tipo di grassi è meglio consumare? Come sappiamo e come sapete già, olio di oliva è la soluzione ideale, e in genere gli oli vegetali, perché sono diciamo portatori di omega 3, che sono delle sostanze antiossidanti che proteggono le mie arterie e il mio corpo. E quando si tratta di bevande, fra Coca-Cola, fra birra, fra acqua, fra vino, sappiamo che il vino è la bevanda che forse dobbiamo prendere in considerazione con moderazione. E questo perché considerate che il vino può essere, metaforicamente parlando, considerato un raggio di sole adagiato in un chicco d'uva e da lì in una bottiglia di vetro senza conservanti. Il vino è un alimento che può stare chiuso lì senza alterarsi anche a 100 anni. Per cui, perché lui contiene antiossidanti, come sapevamo, e come se poi andiamo a chiudere in qualche cosa questa ultima considerazione, credo di non aver scoperto nulla, perché Gesù l'ha detto 2000 anni fa: pane, pesce, olio di oliva, e questo è il mio sangue. Credo di sì, che questa è è un messaggio che dobbiamo ricordarci e prendere in considerazione. E io chiuderei questa mia presentazione con questa diapositiva, che è un proverbio cinese che dice che se vuoi mangiare tanto, mangi poco, così vivrai tanto e potrai mangiare tanto. Grazie per l'attenzione.